Magi, siamo qui, riuniti in questa piazza, perché nell'altra c'è il mercato. No, siamo riuniti in questo negozio, in via Belvedere 23, in quel di Arcore, provincia di Mbè, molto bene, perché ci spostiamo una serie che esce in tutto il mondo, venerdì 27 agosto 2021. Oggi è mercoledì 25 agosto, ce la sbustiamo qua insieme in anteprima tra virgolette, visto che col kit di pre-release un po' la serie la conosciamo poco, abbiamo avuto un assaggio con il kit di pre-release e adesso ce l'apriamo. C'è qua il case, contiene 6 box, uno lo apriamo live, ma partiamo perché non vedo l'ora, ragazzi, e non vedo l'ora anche che arrivino i case, ma che roba, per il box, per il tuo box, ma che figata, ma che bello, metà settembre, ma si chiude da solo, ma che roba, fa anche il caffè la mattina, fa esatto, esattamente, ti fa anche il caffè, tu ti alzi e il caffè è già pronto, che bombazza, e questo è quello per l'ETB, anche lui, ma che roba, chiusura magnetica, bombazza, ma che figata, là, lo rimettiamo dentro. Tu chiama il contatore volata, il buon Alvaro verrà contattato da boss a breve, là, e poi sono impilabili, ti puoi fare una parete intera di ETB o di box, un po' costosetta, però se la vuoi fare. Che c'è, signorina? Ti salutano Lorenzo Palazzo. Ciao Lorenzo, che era qua sabato scorso, grande Lorenzo. E Lorenzo Petrin. Grande, ciao Lorenzo, doppio Lorenzo. Esatto. Bene, siamo pronti. E allora, Pokémon Evoluzioni Etere, si sbusta. Ciao, si sbusta. E andiamo. Pronti. Operiamo sul case. Il case contiene 6 box. Noi ne apriamo uno live, belli carichi, tac. Cioè, devi salutare Joe Zanier. Chi è? Lo conosco. Sì, ho fatto fatica a leggere il nome. Salutiamo Joe Zanier. Io me la prenderei, fossi in qualcuno. Attenzione! E allora, 36 bustine. Le sbustiamo così, via, tipo scatola di cioccolatini, là. La prendiamo così, con la mano che ce la gustiamo, no? Come se fosse un cioccolatane. Anch'io. Dopo, si ride al giro di Instagram, poi è tutto case per divertirsi. Brutte le, allora, brutte le artwork delle buste, comunque. Partiamo, devo mettere da parte i codici perché il signor cameraman si è raccomandato di metterli da parte. Allora, 1, 2, 3, 4, Classic Trick, non c'è la Magic Trick perché è una serie classica, normale. Partiamo con Papalis. Ma poi abbiamo galleria commerciale, non è Papalis questo qua, no, mi sembrava. Editor, energia combattica, Marep, Deino, Hoppy Pop, Tentacool, Zarua, che bello, acchiappa Pokémon giocattolo, un fantastico trainer reverso per iniziare, bello, è uno Zapdos di gara, che figata questa carta. Ah, che bella, che non avevo notato prima, ovvero il Pokémon Drago ha sopra il simbolo del tipo Drago, se non erro. Una cosa che non c'è. Questo cos'ha? Credo, ha il simbolo drago sulla carta. Ah, qua, esatto. Esattamente. Me ne sono accorto adesso perché ho detto, ma novità, perché è qualcosa di strano. Continuiamo il nostro unboxing. Abbiamo appena iniziato 36 bustine di evoluzioni etere. Attenzione. 1, 2, 3, 4. Classic Trick. Ok, aspetta, nel frattempo Piero ha fatto una domanda e gli ha risposto Pokémus. Grazie Pokémus, ciao. Grazie Pokémus. Uno per te ce l'ho, Pokémon lo sa. Guanti di gomma! Attenzione! Copiona! Questa qua è sempre lì a fare la sbroffa. Attenzione! Ma fai copia, continua a copiare, copia sempre. Vabbè, a scuola ha preso un sacco di voti belli. Esatto, sempre fare flamebè, attenzione! Faros, Faros, c'è! Tropius, là. Purtroppius, in questo caso. Purtroppius, era così. Questo casino per un Tropius. Tropius, qua, così. Continuiamo. Terza bustina. Evoluzioni etere. Attenzione. Allora, senza trick. Ma che cattiveria. Senza trick, ragazzi, con una mano sola. Con una mano sola, attenzione. Valentina, il frullato energizzante.
Smigol, Smigol. I frullati. Ci sta anche Smigol del signore. Smigol, esattamente. Io metto da parte i trainer reversi, mi piacciono un sacco. Ma attenzione, la sento. La sto sentendo, ragazzi, tutti pronti? La quarta bustina è quella che ci farà ululare. Pronti? Ululare, attenzione! 1, 2, 3, 4. Like a rock, probabilmente. Esatto. Attenzione, Pyroar! Dreamball, bella Dreamball! Figata, figata la Dreamball! Montagna tempestosa! Energia buica! Druz! Flat! L'ho detto che ci ululava! Zorua! Cruz! Attenzione! Drampa! Bombazza, bella, bombazza, lì. Un bellissimo drampa! No, ululava, infatti c'erano tre carte con la U! Hai detto niente! Io non ho mica detto che c'era una carta! Ah! C'erano delle carte! Pronti! Pronti! Evoluzioni intere! 1, 2, 3, 4! Classic Boss! Attenzione, vai! Il Classic Boss è il nome del trick! C'è Laburno, salutiamo tutti Laburno che ci conoscono. C'era qualcuno che si chiama Laburno, no? Certo. Energia, quica. Ivi, Lidleo, Dimblem, Timperenze, Squeggy, Ursaring reverso. Ah, un paro normale. Là. Però oh, siamo partiti sul sentiero della tranquillità. Sentiero della tranquillità, ma adesso ci imbatteremo nella locanda dell'abbondanza. E sbusteremo, ragazzi, pronti, perché qua prevedo tanta roba. Prego. Fanno una domanda che guarda, si meriterebbe un abbraccio, perché prima a quale ti dice boss, corri a mandarmi i box che devo fare la amazing trick. Vai tranquillo. E lui stesso ti dice, ma la ragazza della regia di Instagram non sbusta? Sbusta. Questa sì che è la vera domanda. Sbusta. Noi abbiamo Rotro del Drago Denturo. Bolsering, Svubat, Energia Metallica e le carte common che ci portano lungo il nostro sentiero verso la locanda dell'abbondanza. E Volga, eccola qua, la locanda dell'abbondanza con Dracozold V, Dracozold V. Sembra il nome di un robot più che di un Pokémon, però. Dracozolt, eccolo qua. Dracozolt, attenzione, la locanda dell'abbondanza. Vediamo sul nostro cammino gastronomico cosa incontreremo, scartando i nostri cioccolatini uno alla volta. Vediamo. Attenzione, qua faccio senza trick. Vai. Senza trick, attenzione, senza trick. Da indovino senza trick, Zorua. And bello, Hydreigon. Olografico, bella carta, mi piace, l'artwork molto bella, molto bella. Che bello. Secondo olografica del nostro box. Attenzione. E adesso? Cosa sbustoleremo adesso? Ci sarà una V Max oppure no? 1, 2, 3, 4, classic trick, classic boss. Vai. Da fermo. Fluffy, Pyroar, Rotolo del Drago Denturo, Energia Fuochica, Marep, Deino, parente del Dino, Hoppip, Tentacool, bello, bello fresco, Tentacool, bello figo, Zorua, Shiftrim e Pinsir, là, un bel Pinsir, eccolo qua. Ce l'hai fatto il Pinsir? No. Ma un piccolo Pinsir ce l'ho fatto, Attenzione! Bombazza ragazzi, com'è questa evoluzione etere? Commenta il video sul tubo, non mi ricordo che trick ho fatto. Sì, ma pazienza. Va benissimo, guanti di scavo, povero scavo, è rimasto senza guanti. Se cercate, se qualcuno vede scavo gli può dire che i guanti ce li abbiamo noi, per piacere. Shygon, energia combattica, Seedot, Swablu, dipinto di blu, Roller, Flabebè, Gasfleur, and cos'è sta cosa? Appleton, che carino. Mi sembra un Pokémon vestito da pesce palla. Che carino, oh no. Vedo, che bello. A me mi sembra il drago di Prezzemolo, il drago di Gardaland, Prezzemolo. Con il corpo del pesce palla. Incastrato. C'è proprio. O ha mangiato l'anguria e non l'ha tagliata. Perché a volte c'è anche quello.
1, 2, 3, 4, classy box. Vai ragazzi. Pronti? Pronti? Ghiacciola la fortuna! Attenzione! Anice. Cosa? È all'anice. All'anice, certo. Uno dei gusti preferiti del boss. Gusto puffo. In termini di ghiacciola al gusto puffo non c'è anice. Blu e... Però magari c'è anche il gusto paraflu, se non ricordo male. Poi non stai tanto bene dopo che l'hai mangiato, però fagli attenzione! Bello, trampa! Bello. Però c'è anche un bellissimo Milotic, ma che bello. Bello reversico. E ragazzi, siamo pronti. Dopo abbiamo lasciato la locanda dell'abbondanza. Bene. Per arrivare alla locanda della fortuna, dove non si mangia, perché è solo... Però si sbusta bene. Pronti? 1, 2, 3, 4. La locanda della fortuna, vediamo se ci porta bene. Oppure c'è un trolley di salvataggio, quindi alla peggio, se non troviamo niente, vale anche la prossima bustina, perché c'è il trolley di salvataggio. Caverna dei cristalli, attenzione. Scraggy, Frenchy, Gasplore, Carvegna, Pumpkin, Silo, attenzione, Lilligant. No, niente, però abbiamo il salvataggio. Quindi abbiamo delle domande. Domande, prego, che domande abbiamo? Yoshi dice, ah, vorrei comprare un box di evoluzioni etere. E noi lo vendiamo. Lilligant.it, sono anche in promotion. Spediamo in tutto il sistema solare, isole comprese, oppure vieni in negozio a trovarci. Via per vedere 23 in quel di Arcore e andiamo a vedere questa bustina col Milo. Salutiamo tutti i Milo che ci conoscono. Ciao Milo. Ciao Milo. Poi energia elettrica. Io l'ho Milo. L'ho Milo anch'io, l'ho Milo molto anch'io. Attenzione! Vediamo se la locanda della fortuna ci porta. Bene, c'è la Burunto. La Burno, eh. Ma chi è quello? La Burgundy, per me è la Burgundy. Attenzione! Talonflame! E niente. Cambiamo locanda. Secondo me questa locanda è la fortuna. C'è l'insegna che ci ha ingannato. A noi? Vai. Hanno insegnato che il tiramisù sta sempre in fondo. Quindi Valentina, il dessert... Addirittura. Attenzione. Arriva più tardi. Passiamo adesso, che nel nostro viaggio enogastronomico siamo alla locanda dell'uva alpina. Attenzione, locanda dell'uva alpina, vediamo nel cosa. Nel frattempo, boss, non gasarti, ma Angelo ti dice: ciao, boss, sei il meglio. Grazie, Angelo. Poi ti offro una birra. Attenzione, la bebè, la locanda del. Attenzione, Flapple. Mentre... Ci starebbe, se qualcuno vuole ordinarcelo, via per vedere 23 in quel di Arcore, gusti misti, ma va bene tutto. Mentre c'è Aquale che dice, boss, ti faccio una proposta. Sentiamo. Mandi in ferie la ragazza della regia di Instagram e la mandi a Porto Recanati per sbustare tutti i box che ho preso da te. Bene, andremo in vacanza, forse. chiederemo al capo, vediamo se il capo consente. Ah, mi mandi in ferie così. Bravo! Forse, grazie. Sempre forse. Come Milo! Sandra Milo, attenzione! Teddy Ursa, Savlay, la Todd, attenzione se questo cioccolatino, com'è che gusto è il cioccolatino a gusto di Amparos? Ha il gusto di Amparos. Fino a questo momento, nostra scatola di cioccolatini dove non sai mai quello che ti capita, non ci ha dato dei gusti, un po' agustici. Infatti qua dice Nick che dice, infatti, le mani fortunate sono in regia, è vero. Attenzione. Allora, scusa. Facciamo così, la gioco. Stai così, facendo. Pronti? Cosa fai? Pronti? E qua è. Dopo copiona c'è. Bella energia. Attenzione! Zoroark! Reverso e anche la carta che tu mostriamo ti tutta la bustina per far verificare che era corretta la bustina. Là. Andiamo avanti. E poi ti dicono box di sto passo, il resto del box te lo compro io. Io ho scremato tutto lo scremabile. Praticamente. Attenzione, box al gusto di mandarino. Ragazzi, bravi. Ghiacciolo della fortuna, detto anche ghiacciolo all'anice o al paraflu. Attenzione. Niente, l'ho fatto così. Chevul. E voilà, anche il mio aiga. Bomba reversa e altre carte. È arrivata, boss. C'è Chiara anche qui. Ciao Chiara, ciao. Auguri a Chiara. Auguri Chiara. Auguri per Chiara, tutti auguri a Chiara che ci segue e auguri
a tutti quelli che ci conoscono, che sono nati il 25 di agosto. E un buon non compleanno a tutti quelli che ci conoscono, che oggi non compiono gli anni. Bene, grazie. Bene, ci abbiamo fatta? A posto. Ragazzi, pronti? È qua per forza. Qua siamo alla locanda della prosperità. Quindi, 1, 2, 3, 4. La locanda della prosperità, pronti? Offre. Ci offre. Allora, Zeus all'arancia. Poi c'è un Nuzelf, gusto nocciola, e un Golduck al Golduck, è un gusto strano. Attenzione! Energia! Dibivil, Ludovico, Wobbuff, Mare, Deino, guarda che poi Il The Alternative! Ecco perché era così brutto le buste prima. La locanda della prosperità! Bisognava andare nel posto giusto a sbustare. Noi andavamo, viaggiavamo così, un po' di qua, un po' di là. Eccolo qua! Un fantastico Rayquaza V-Alternative! Figata pazzesca! Più bello, aspetta che lo ricordo. Che bello, che bello! Potremmo quasi terminare qua il nostro unboxing, ma non è finita qui! Siamo solo alla metà del nostro cammino che ci porterà all'interno di altri luoghi, altre locande. No, è mio, l'ho portato per te. 1, 2, 3, 4. Attenzione allora! 18esima bustina. Dopo aver trovato un fantastico Rayquaza, mi immagino metterlo nella bustina della Perfect Size. Prendiamo le Perfect Size e bustiamolo. Ragazzi, come le hai? Certo che le devo aprire, se no come faccio a tirare fuori la sleeve. Attenzione, Perfect Size per Rayquaza. Viva che bel Trax, così almeno non si rovina. Va. Proteggi sempre le tue carte, mi raccomando. Dopo aver esultato nel modo che preferisci esultare, poi le proteggi. 1, 2, 3, 4, Trax. Che c'è? Cosa è successo? C'è Alfredo che dice... Attenzione, così! A scaso! Salvio! Stavi caricando. Sì, ho caricato. Ma ci sono anche i bicchieri di scambio, bombazza! Bene! Comunque Alfredo alla fine dice, degli Bay Bay mi sento dentro la guida Michelin. Allora ragazzi, tutte sue facciamo locali. Anche settimana prossima avremo anche il gambero rosso. No, ah già che ci sono che... Nel frattempo che in busti chiedono ma sono, stai aprendo i kit di pre-release? No, stiamo aprendo un box di evoluzione Tere. Kit di pre-release, non so se ne sono avanzati per noi. Dobbiamo ancora vedere perché c'è ancora qualche ordine da evadere. E mi sa che per boss non se li è tenuti per sé, cioè ma rendetevi conto, che bravo boss sé. E mi sono messo lì a fare i conti, poi c'è qualcuno che mi ha fatto gli occhi dolci tipo Pokémusso e dove boss per un chiuito mi sono dimenticato di chiedertelo fatto così e io vabbè. attenzione allora ragazzi, aiuto, me la sento Pokémon. Allora Zebulus, però pronti, eh? Nuzlfels, Golduck, energia. Attenzione! Shifri! Poverino, così. E c'è anche una difesa integrale, perché siamo nella locanda della dieta. Scottavo. La difesa integrale, siamo nella locanda della dieta, quindi è questa qua. C'è anche la locanda della dieta, dove mangi poco perché stai di stare a dieta. Attenzione, oppure mangi le cose integrali, infatti c'è la difesa integrale. Bene! Ma tutto bene? Tutto bene, posto a Ferragosto. Attenzione, 1, 2, 3, 4, trick, vai! Pronti? Arrivo! Attenzione! Andiamo direttamente da sotto, Trick, sì, è giusto. Trick giocherellone e un Sharpedo. Ma che bello, sembra lo scuolotto. Ma che bello, figata, qua. Continuiamo ragazzi sull'onda dell'entusiasmo dopo la locanda della prosperità. Il nostro viaggio continua. Abbiamo visto anche la locanda dell'abbondanza, quella della fortuna e il tempo della locanda della magia. Guanti da scavo. Oh, ma sto dite a scavo che i guanti sono qua. Cruz, energia, Nick, Sablay, Apple, Milo, Milo Foil. Attenzione, Talonflame, che niente bello. Così. Fantastico, Talonflame, beh, però l'Artwork ci sta. Continuiamo.
La locanda della magia. Lasciamo la locanda della magia. Siamo sul sentiero. Ok, vediamo qua. Lasciamo la locanda della magia e ci addentriamo nella locanda delle noci nascoste. Guanti di gomma. Anche gomma ha lasciato quei guanti. Chiamate gomma, diteglielo. Se qualcuno conosce gomma. Compiona. Ma costa, compiona qua. C'è spesso. Petri, Cincin, Fancy, Lyrics, Ghost Floor. C'è Regi Drago. Regi Drago, versione olografica. La mettiamo insieme. Bella, carina, sì. Aspetta, rispondo un attimo io, Angelo. Ti leggerò più tardi la domanda. Va bene. Angelo, fidati. È meglio che il boss si limiti a sbustare. Fidati. Un boss con i nomi. No, tutto a posto. No, qua, qua. A posto. 1, 2, 3, 4. Attenzione. Attenzione, Ampharos e Ludwig, a posto. Ludwig Cobello si chiama, c'è il cognome Cobello che è fratello della Ludovica che è più famosa. Cosa ci hanno fatto? Cosa? Are you ready for locanda della cioccolata? Siamo locanda della cioccolata? 1, 2, 3, 4, dove non faremo la famosa figura. Abbiamo medaglia, luna e sole, acchiappa Pokémon giocattolo, Hip Down, energia fuochica, Cinchon, Flaking, Ludovic, Grisflor, Slacker, attenzione! Are you ready? Yes! Che bello, che bello Espeon, ma che bello Espeon, che bello che Espeon, che figata di carta, che bello Espeon, ma to, bellissimo, 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 bello, stupendo, bello non c'è niente, lasciamo perdere, che figata, ma perché non è che possiamo sbustare tutto subito, se no, quando giungi alla locanda, della locanda, così siamo alla locanda della locanda, 1, 2, 3, 4, dove è la locanda della locanda, c'è anche quella Slip, Laburno, guardato giusto? Magari Alfredo, magari. Ma che cos'è, cos'è Alfredo? Alfredo dice boss nuovo DJ nella discoteca di Ibiza. Magari, vado. Magari. Attenzione, c'è il Gatman! Gatman! Ma pazza! Aiuto! Com'è che è? Gatman, baby! Che figata, ragazzi! Oh! Questo box è così, così, così. Ale, ale, la locanda della locanda ci ha parlato bene. Adesso andiamo alla locanda della cantilena. La cantilena è un po' così, però si sono sempre fare cantilena. È la cantilena così. No, no, ma va. Corso del mangiare luce. Beh, la canta la cantilena vedi così. Che sei stato accontentato, Angelo. Attenzione! Maschera di spirito, azione! Bello, 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 bello. Allora, lo spostiamo qua. Che bello. Intanto sposto le carte all'interno della scatola Cards Collection. Stavo Poké Collect 001. Le stavo ribaltando, quindi io le metto via. L'abbiamo bello, spostato. Che figata, che figata. Attenzione! Che ora è? Che ora è? 147. Bene, 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 attenzione! Oh! Attenzione, ragazzi, siamo alla locanda della pentola magica, che è gemellata con la locanda della magia. Quella di Taron? No, la pentola, Taron è la pentola magica. No, no, è solo pentola magica, solo pentola magica. Taron non c'è. Poi c'è la locanda di Mastrota, però lì dove ti vendono le pentole. Allora, perfetto. 1, 2, 3, 4, ci andiamo dopo la locanda di Mastrota. Vediamo un attimo se Boss ha fatto il trick giusto o si è incasinato, perché mi sa che... Attenzione! Perché ci sono i comuni prima? Non si sa, non si sa, non si sa, non si sa mai. Chissà cosa ha fatto Boss. Ippo Tommaso... Il Fotomaso è un cartone animato degli quando il boss era piccolo, quindi di un po'. Mamma mia, qualche 712 anni fa. Qualche anno fa. Sharpido, Sharpido. Che trick. Cosa è successo? Non lo sa neanche lui cosa ha fatto. Come, però era l'ultima, era l'ultima. Ce l'ha reversa in mezzo. Ci sto, comunque, devo dire. Devo capire come lo fa, perché mi è piaciuto come dritto. Siamo locando di Tarzan.
Bisogna urlare quando si entra. 1, 2, 3, 4. Luca di ritardo, così. Attenzione! Mi è piaciuto come trick. Galleria commerciale. È bello il trick, attenzione. Poi rivedremo il video, ma è impossibile, perché poi non l'abbiamo inquadrato. Attenzione, Luca in ritardo, dove si urla sempre. Perché? Attenzione, quanti di combattere. Ciao! V-Max! Bombazza! La locanda di Tarzan! Ci porta un sacco bene, che figata! Quando? Boss presenta 4 locande ogni mercoledì su Instagram. Ma oh no, spettacolo, 4 locande! Già 4 locande! Ci sta! La facciamo! Poi facciamo i voti, facciamo menu, mamma mia. Location, Sboostation. Attenzione! Aiuto! Locanda di Sandokan, dopo Tarzan, Sandokan. Sandokan! 1, 2, 3, 4, vediamo se Sandokan ci porta bene. Attenzione! Forse ho capito come si fa il trick. Attenzione, Flap, Drones, intanto sono i comuni, e quindi va bene. Che però è giusto, se tu fai il trick, le carte più facili, quindi le comuni, dovrebbero stare prima. Poi le uncommon, 1, 2 e 3 uncommon. L'energia, poi giustamente hai la reversola. Attenzione, marcia dopo lo traffico. Giustamente, non ci pensavo di aver fatto. Mi ci fatto il solo. E ragazzi, è così. Siamo qua nel divertimento più totale. Domenico ti dice troppo forte quando dici V-Max. V-Max. Adesso ne prenderemo un'altra. Non in questa bustina, ma tra 2 o 3 bustine. Attenzione, Lucand della pergola selvaggia. Della pergola selvaggia? La selvaggia è una pergola così, più selvaggia. Okay. 1, 2, 3, 4. Attenzione! Beh, questa è bella, questa è bella. C'è anche la promo. Adesso non li ho preparati tutti gli altri armamentali, cioè tutte le altre confezioni legate a evoluzioni eteree non sono state preparate, perché abbiamo fatto tutto un po' di fretta. E c'è questa carta promo che è una figata. Nel tri-pack, giusto signor Eric? Nel tri-pack blister. Difesa integrale, Hypno, energia buica, Sablai, Huffling, Cut Fine, Tipo Vince, Living. Attenzione, Timblons, il Pokémon a posto. Quello che fa solo i versi nelle canzoni. Esattamente. Locanda della cantina. La cantina, dove è un po' strano perché c'è un sacco di roba. No, dove si vede, dove si mette la roba. Ah, ok. Signorina regista, subito tocca la cantina. Andiamo ragazzi, passa il vinello, su. Non mica sono alcolizzato. Però lo canta la cantina. Opla. Attenzione, 1, 2, 3, 4, c'è cantina e cantina. Allora, locanda dello scantinato adesso, così è più chiaro, dai. Dopo la cantina, scantinato. Bene. Poi facciamo locanda alla mansarda. Bravo. Attenzione, trova il salvataggio. Caverna dei cristalli, Zoroar, Ipsin, Derny, Linus, Wobbett, Rotolo del Drago Volante, Mirotic! Però c'è un bel fantastico trainer reverse, un sacco di trainer reverse abbiamo trovato questo box. Comunque fanno notare che l'hai saltata una locanda, Che locanda mi ha saltato? Quella di Mastrota, alla fine non l'hai fatta. La fiamma per ultima. Ah, esci per ultima. Poi, magari non ci invitano. 1, 2, 3, 4, locanda dei materassi, attenzione! Montagna tempestosa, Shelgon, Eskyun, siamo alla locanda di materassi, ricordo. Poi andiamo con la di Mastrota, andiamo a trovare il buon... Attenzione, Tropius! Ci riportano alla serietà qua, boss, chiedono, come? Ma i video su YouTube? Ci sono i video su YouTube, li mettiamo tutti i video live, li mettiamo anche su YouTube, dove... ci saranno delle sorprese. 2, 3, 4, attenzione! Spoiler. Pronti! Siamo la locanda di Mastrota che ci porta bene! Attenzione! La locanda di Francesco Mastrota, Franco Mastrota, Andrea Mastrota, Giovanni... Tutti Mastrota sono. È di Mastrota, se no era di Brambilla, per esempio, di Fumagalli. Attenzione! La chiamata! È Dragon Soul! V-Max, e si mette la sleeve alla V-Max, che figata!
Ah, che bella la casa del gallo. È un gallo questo qua, ci sto drago, per me è un gallo. È il gallinero! Allora, per tutti gli amanti delle canzoni con i galli, consiglio il gallinero di Ramirez, andate a cercarvelo su YouTube, che è bellissimo, piace un sacco. Arriva il gallinero! Uno, due, tre, cinque, attenzione! Non so che trick ho fatto, però... sì, eravamo in ferie, ecco, perché era da più di 20 giorni che non pubblichiamo video. Ivi, Wubat, si ritornano i video, ritornano, attenzione! Skyplume, reverso, non si sa perché qua, attenzione! Medaglia della nevralgia, infatti, prossima... Locanda sarà qua. Attenzione! Attenzione! Ma non è possibile! Mino! Cos'è? Super extra figa. È la VMAX Alternative di Silveon. Ragazzi, The VMAX Silveon Alternative. E Lorenzo che chiedeva cosa ha droppato il box finora. Poca roba. Quasi niente. Cosa dobbiamo trovare? Non lo so. Scusate, proprio che c'è una sveglia. E in più queste altre due VMAX. Sì, ma ragazzi, che box abbiamo aperto? No. Cioè, siamo partiti tranqui, very funky, sì. E poi abbiamo fatto, cioè, ambo quaterno, cinquine tombola proprio, ragazzi. Sì. Comunque, siamo alla locanda del mancano momento. Quante buste? 1, 2, 3, 4, 5, sotto, posto. Alfredo, non lo vuoi sapere. Cosa? Non lo vuoi sapere. Alfredo, ancora. Non lo vuoi sapere. Attenzione. Che poi, due VMAX in fila sono uscite. O no, o dico una... mi sono perso qualche cosa. Se c'era mezzo un Tropius forse. Vabbè, ho capito, però su tre buste, cioè io vengo in negozio, tipo le piccolette in via per vendere Arcore. Mi dai tre buste di evoluzione eterie? E io ti do tre buste così e tu poi vai in giro, ti spogli nudo e vai in giro per la via esultare, cioè voglio dire. Cavolo, io farei così. Vomad! Io farei così. Ah no, c'è quello qua, c'è. Ma sì, ma non c'è più niente, ma ragazzi, cioè, a tollerare. Allora, ora, onestamente, nelle ultime due bustine cosa ci poteva essere? Cioè, siamo sinceri, dai. Non raccontiamoci, attenzione! Non posso dicendo. Non faccio neanche il trick perché tanto lo sappiamo già che non ci può essere nient'altro, c'è un gigalit a posto. Che bello! È un'energia tesoro. No? Se c'è un gigalit possiamo darlo per chi non ha internet. Esatto, magari è vero, finito. Esatto. C'è gigalit, c'è chi dice gigalit ogni tanto. Noi ne abbiamo uno, se lo vuoi. Ma attenzione! Nelle ultime due buste obiettivamente non ci poteva essere più niente perché dopo che ci siamo sbustati questo era impossibile, cioè va bene tutto, anche perché poi il Silveon VMAX versione ultra figanza, versione figanza, si chiama la rarità figanza, ma è la terz'ultima bustina, quindi bene ragazzi, figata, figata. Solo 3V però. Ti stai pure. No, non è vero, 3V normali, solo 3V normali, poi 2V un spettacolo. Tra cui un Rayquaza. Ma no, figata. Bene, bene, bene! Grazie a tutti come sempre di seguirci numerosissimi. Per oggi ho preparato solo il box di Evoluzione Eterie Italico, solo questo. Ci sono anche i blister one pack e three pack, magari li guardiamo la prossima settimana. Ci sono anche gli ETB. Il trainer box settimana prossima ci facciamo un altro unboxing bello di boom, evoluzioni eteree, boom 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 boom, ci troviamo un altro Rayquaza magari, non sarebbe male, eh? E allora grazie a tutti come sempre di seguirci numerosissimi, da Boss, dalla signorina della regia di Instagram e dal signor Eric è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao, goodbye, ciao ciao, ciao raga, grazie, ciao, grazie.